Torino ci sono oltre 4.500 case in affitto breve, contando Airbnb più altri siti. Sono meno del 10% del totale degli appartamenti sfitti, dato a favore di chi sostiene che non incidano sull'emergenza abitativa in città. È un impatto decisamente irrilevante, in quanto gli appartamenti sulla piattaforma Airbnb al momento sono più di 4.000 a Torino, ovviamente non disponibili per tutto l'anno, quindi comunque questo è da mediare. Mentre la quota di appartamenti sfitti in Torino si aggira sui 40-50 mila per i dati di cui siamo in possesso. Quindi direi che non è certamente quello che fa. Le case in affitto breve sono aumentate del 10% negli ultimi 4 anni. Il prezzo medio a notte è di 84 euro, cifra che però varia molto in base alla stagione o a grandi eventi come il Salone del Libro. Con una positiva ricaduta sul turismo, evidenzia la Federazione degli Agenti Immobiliari, che si occupano anche della gestione degli affitti brevi. Federalberghi pone però l'accento su come si è evoluta l'offerta. Non più stanze, oggi la maggioranza, l'84% a Torino, sono appartamenti interi. Attività economiche per cui dovrebbero valere le stesse regole che seguono le nostre imprese, è la richiesta. Il turista che viene a visitare la nostra regione deve avere la garanzia di poter soggiornare in albergo o in un alloggio a sua scelta, ma che ci sia un controllo su quelle che sono le caratteristiche. Il turista deve essere trattato al meglio, questo è il nostro obiettivo. Intanto il prezzo degli affitti delle case è cresciuto dappertutto, mettendo in difficoltà famiglie e studenti, che hanno portato la loro protesta in tenda anche a Torino. I contratti per studenti sono calmierati, considerando che vanno sulle tariffe dei prezzi del concordato, che è vero che ti dà un'agevolazione del 50% sull'IMU, però questo non ti dà un ritorno economico e dobbiamo considerare che gli investitori in generale sono delle famiglie che devono produrre, devono avere un reddito da tutte le fatiche, gli investimenti, i mutui ancora da pagare molte volte. Ma questo non vuol dire che preferiscano gli affitti brevi. Purtroppo c'è un po' di timore da parte del proprietario a scegliere forme di affitto diverse, quindi a volte si preferisce lasciare l'alloggio vuoto, anche perché l'affitto breve comporta tutta una serie di investimenti. L'alloggio deve essere arredato, accessoriato, deve avere una serie di comfort che non tutti i proprietari sono disposti ad affrontare come spesa.